Buongiorno, buongiorno. Ebbene sì, dove sono? Anche oggi con un gruppo nuovo, con persone nuove, sono qui in Playa Grande. Giornata un po' ventosa, spero mi sentiate bene. E oggi vi faccio conoscere una coppia giovanissima che è qui nel gruppo di dicembre 2021 e sentiamo un pochettino dalle loro impressioni quanto bene o male si sta in Costa Rica, ok? Quindi ve li presento subito, eccoli qua, mi avvicino un attimo. Ciao! Ciao. Eccoci! Allora abbiamo Nicole e Marco, eccoci. Allora, teniamo un pochettino il volume della voce un pochettino alto perché non so con questo vento qua sì. Che cosa si riesce a fare, anzi. E ci spostiamo un pochettino così vi facciamo vedere lo sfondo della nostra bellissima Playa Grande. Ok? Benissimo. Allora ragazzi, da quanti giorni siete qui in Costa Rica? Siamo qui da circa 2 settimane. Due settimane e vorremmo starne altre 1000. Altre 1000 per sempre. Addirittura 1000 o per sempre? Per sempre. 1000 periodico. Okay. Si sta benissimo. Quindi vuol dire che non vi è piaciuta questa esperienza? No, assolutamente. Infatti, no, ci sta molto bene qua. Stupenda. Poi c'è sempre una temperatura ottimale, anche se c'è il sole che picchia, c'è quell'arietta che ti fa star bene. Una proprio. Favola. Siamo a dicembre, siamo in costume, quindi meglio di così. Meraviglioso. Quindi, allora, quella volta che eravate in Italia avete deciso di venire qui, perché l'avete fatto? Allora, abbiamo deciso di venire qua perché bastava vedere due foto poi per convincerci. Volevamo un attimo di spensieratezza, libertà, insomma, dall'Italia. Perché ama la natura, questi ambienti sono fantastici, sì. Da provare assolutamente perché ti immergi in mezzo agli animali, alle piante e ovunque ti volti c'è un qualcosa da scoprire e che ti dà un qualcosa indietro. Certo. Marco, qual è la tua passione più grande? La mia passione è fare fotografia e qua è il santo graal della fotografia, veramente. Bene, quindi un paradiso. Paradiso. E tu Nicole, che cos'è che hai trovato, cioè la cosa che ti è piaciuta di più in Costa Rica? Allora, una è solo poco da dire perché è veramente tutto. Il paesaggio, paesaggi meravigliosi, verde ovunque, animali, quindi la natura, e la gente, perché sono tutte persone squisite che ti salutano, ti sorridono anche se non ti conoscono, quindi una cosa difficile per un italiano, visto che in Italia purtroppo non è così. Quindi, insomma, la vita ideale, secondo me. Bene, quindi fra qualche giorno, adesso speriamo più in là possibile, tornerete in Italia. Purtroppo. E qual è il ricordo più bello che terrete con voi? Per me è il fatto di poter tornare, aver scoperto questo ambiente nuovo che non smetterò di frequentare. Bene, ok. È stata talmente un'esperienza magnifica che ce la porteremo nel cuore e speriamo di tornare assolutamente prima possibile. Ecco, sì. Okay. Questa è la cosa che ci fa tornare in Italia con un po' più di, insomma, diciamo. Ok. Non so, giustamente dobbiamo dire anche ai nostri amici che ci seguono, come vi siete trovati con lo staff di Fior del Pacifico? Benissimo. Molto bene, sempre disponibile, organizzato bene, guarda i dettagli, secondo me darei 5 stelle. Non poteva anche chiedere di meglio. Indipendentemente dall'intervista. Veramente, no, veramente gentilissimi, il top. E mettiamola anche da questo punto di vista, e le proposte immobiliari come sono state? Quelle, le case che avete visto, le case che avete frequentato, come sono? Bellissime. Molto belle. Io non mi aspettavo di trovare delle strutture così, sinceramente. Veramente, oltre le nostre aspettative. Tutto bello, curato, insomma, un posto ideale in cui vivere, assolutamente. Anche a livello di vegetazione, curata benissimo, erba perfetta, fiori fantastici, tutto bello. Benissimo.
Allora, cosa vuol dire qua? Un bellissimo grazie a Nicole e a Marco. A voi. Va che bene. Ci avete fatto vivere adesso, questa esperienza. Vabbè, ottimo. Non vi ringrazieremo cercheremo, mai cercheremo di fare il possibile per farvi tornare il più presto possibile. Sì, volentieri. Ok. Volentieri. Quindi, grazie e ci vediamo naturalmente in una delle prossime testimonianze. Pura vida! Pura ciao! Vida.